Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione di storia parliamo di una realtà che ebbe una grande importanza nel Medioevo, la cattedrale. La cattedrale è stata per molti secoli un simbolo particolare dell'Europa, dell'Europa cristiana, in quanto il vescovo era uno dei personaggi più influenti nelle città. La sede del vescovo era proprio la cattedrale, che si chiamava così perché al suo interno c'era la cattedra, cioè il trono vescovile, e dunque possiamo dire che la cattedrale era uno dei luoghi centrali della città e ne testimoniava il prestigio. Anche nel periodo comunale il vescovo veniva eletto dagli abitanti della città e le famiglie nobili facevano a gara perché venisse eletto un membro della propria famiglia. E dal momento che appunto c'era un certo prestigio collegato a questo incarico, la cattedrale veniva costruita al centro della città. Vediamo adesso come era formato questo edificio. Aveva in genere forma rettangolare con un ingresso principale chiamato portale e la parte dedicata ai fedeli era divisa in tre o a volte anche in cinque navate, quindi in lunghi corridoi, possiamo dire che attraversano la chiesa separati da alcune colonne. Nei primi secoli del Medioevo lo stile prevalente era quello romanico, che si ispirava a quello monumentale romano, quindi con delle pareti piuttosto spesse, che dovevano sostenere il grande peso del tetto. Le finestre erano poche, pertanto le chiese romaniche sono abbastanza scure al loro interno. Un'altra caratteristica di questi edifici era una certa presenza di sculture terribili che avevano forma di mostri o di diavoli e che servivano a ricordare ai fedeli la presenza del maligno, delle forze del male nella vita ed erano quindi un chiaro richiamo a condursi in modo santo, in modo osservante, così da evitare di finire all'inferno dopo questa vita. Soprattutto intorno all'anno 1000, questo tema era particolarmente sentito. In seguito si affermò lo stile gotico a partire già dal XII secolo, ma poi soprattutto nel XIII e XIV. Lo stile gotico è decisamente più slanciato, quindi abbiamo delle pareti ricche di grandi vetrate realizzate con dei vetri colorati che rappresentano delle scene religiose, quindi immagini di santi o episodi, richiami a episodi della Bibbia o del Vangelo. Abbiamo in genere la presenza di un grande rosone sulla facciata, quindi questa grande finestra decisamente ricca nelle decorazioni e che aveva una funzione oltre che decorativa, ovviamente anche di illuminare l'ambiente all'interno. Quindi le cattedrali gotiche sono in genere molto più luminose di quelle romaniche e trasmettono anche proprio per la loro forma l'idea dell'ascensione verso Dio. Per questo motivo abbiamo delle colonne a fasci che sostengono gli archi e i pilastri consentono di innalzare degli edifici molto alti, molto sviluppati nella direzione dell'altezza, ad indicare appunto un collegamento fra ciò che è terreno e quello che è divino. La costruzione di una cattedrale richiedeva molto tempo e un grande impiego di manodopera, quindi oltre all'architetto che era responsabile dei lavori, vi lavoravano anche i carpentieri che avevano l'incarico di erigere le strutture in legno, gli scultori, gli scalpellini per lavorare la pietra e il marmo e anche ovviamente dei semplici muratori per le parti, così diciamo, per le competenze più basilari. Le costruzioni che si realizzavano erano davvero enormi, sontuose e spesso non erano sufficienti neanche 100 anni per costruire una cattedrale. Addirittura, per quanto riguarda il Duomo di Milano, i lavori iniziarono nel 1386, quindi in epoca tardo-gotica, e si conclusero solamente nell'Ottocento. Ragion per cui è rimasto ancora oggi come modo di dire che una certa impresa è una fabbrica del Duomo, ecco, per dire che è un lavoro che sembra non avere mai fine, che dura molto tempo. A incrementare il senso di ascensione nella struttura delle cattedrali gotiche, spesso vengono utilizzati anche i pinnacoli che aumentano proprio la verticalità dell'edificio. Gli archi sono a sesto acuto, quindi sono due archi spezzati che si congiungono sulla sommità, appunto seguendo un movimento verticale, e al di fuori dell'edificio troviamo spesso degli archi rampanti a sostenere la struttura anche dall'esterno. Oggi possiamo ancora ammirare molti di questi capolavori, abbiamo già parlato prima del Duomo di Milano, sicuramente tra gli altri grandissimi esempi di cattedrali gotiche abbiamo quella di Notre-Dame a Parigi, però
purtroppo danneggiata da un recente incendio. Ecco, ad esempio nel caso di quella di Notre Dame sono particolarmente noti i doccioni e i gocciolatoi in forma di demoni, ma gli esempi potrebbero essere moltissimi altri, quindi abbiamo veramente dei grandissimi tesori del passato che ci testimoniano un'epoca di grande fioritura culturale. Con questa lezione abbiamo terminato, spero di avervi aiutati a coltivare un po' di passione per l'arte medievale e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere gli aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!